Dunque, abbiamo salvato, ho fatto tutte, insomma, le mie cose, mi sono potenziato e una cosa, mi sono accorto che nelle opzioni questo valore qua era al massimo nei precedenti 3 episodi ed era la cosa che mi dava un po' fastidio, cioè il rumore dell'immagine. Avevo notato che infatti l'immagine era un po'... Non so, un po' granulosa, ecco, e non riuscivo a capire come mai, oddio, ed era per quel fattore lì. Adesso l'ho tolto, quindi non so se poi si vede anche nel video finale. Comunque, ora già per me va molto meglio. Allora, devo superare, ecco, quel tizio lì, che non ho ben capito se è uno zombie, cioè io alla fine... Insomma, mi risulta difficile anche definirli zombie, questi mostri. Cioè, perché non è che erano morti, sono diventati, boh, così. Però, vediamo. Ok. Allora, lì abbiamo il tizio. Madonna, mi ha lanciato l'accetta? Ah, ecco, aspetta, aspetta. Vai. No, no. Mi dire che si... Ok. Porta chiuditi, porta chiuditi. Ok. Superato, eh? Correndo. però... Aiuto. Questo mi spara. Alla Madonna. Quanti siete? Oh. Ah, una trappola, una trappola. Scommetto che qua, se vengono, saltano in aria. Ecco, bravissimi ragazzi. Allora, no, questo qua è un vicolo cieco. Ho qualcosa, fammi vedere che non mi ricordo più. No, il fucile a pompa, ne avevamo tantissimo, eh. La pistola avevamo un po' di più. Guarda, guarda. Questo spara. Ha preso l'altro. devo farlo fuori per forza. Allora, cerchiamo di non sprecare. Ecco, neanche un colpo. Ok, no, pensavo che sparava ancora. Ottimo. Oh, benissimo. Ottimo, ottimo. Beh, allora. Sì, oddio, un altro. Oddio. Ma cosa gli ci vuole? Ti manca... Ok. Allora, lui lo brucio. Perché si sa mai. Non ha... Secondo me, quelli senza testa non tornano in vita. Secondo me. Non ne sono sicuro, ma... Oh, benissimo. Ha lasciato una roba. Aspetta. Ah, cos'è? Ah, ok. Anche lui è che è senza testa, secondo me, rimane morto. Ok. Ma io sono entrato qua di corsa, ma ovviamente ero un po' inseguito. Ah, quella è una bottiglia. Qua c'è una leva. Vediamo se io l'attivo. Ah, era un trappolone. Era un trappolone. Alla fine ho risolto nella maniera tradizionale. Ok, ah sì. Tutto mio. Allora sono delle trappole queste leve. Allora io non l'attivo. Non so cosa accade. Vediamo. Beh, allora li ho fatti fuori tutti. Qua c'erano dei fiammiferi forse, esatto. Li ho visti in corsa. Ok. Oh, degli arpioni. Non ci sta. Vabbè, prendiamo quello che possiamo. Il resto lo lasciamo. Ma
qua un altro corpo. Lui però... Allora, siccome ci sono dei fiammiferi in zona... Ecco. Tanto... Esatto, ecco. Allora, provo a uscire dal basso, allora, vediamo. Ma immagino che il trappolone funzioni una volta sola. Immagino, Vediamo. Ah, no, no. Ah, in questo caso magari è infinito. Va bene, allora, usciamo da qui. Che infatti... però apriamola piano, la porta, per carità. Mi raccomando. Allora, fammi vedere. C'è qualcuno... Sì, c'è qualcuno lì. E mi sa che devo andare di lì. Forse. Allora, devo riuscire a prenderla di spalle. M'ha visto? Vabbè, userò... Ecco. Sì, userò... Ho usato l'arma. Sì, sì. Non ha... Non m'ha lasciato la sua? Lei non c'aveva un'ascia, no? Non riesco a capire. A certe volte non mi vedono. Altre, come in questo caso... Ah, ecco. È bloccata. Ottimo. Ci sarà qualcosa che riesca ad aprirlo. Una motosega, magari. Una motosega, aspetta. C'era un tizio che gridava, anche se non l'abbiamo visto. C'era un tizio. Però... C'è qualcuno? No. Vabbè, quello col fucile l'abbiamo sistemato, quindi possiamo camminare tranquilli. C'ho le trappole. Ecco, lì ce n'è una di trappola. Questo qua che grugniva lì, che cavolo. Ce n'è una di trappola, ma io passerei sotto. Non la smonterei, si sa mai. Qua lì c'è uno col piccone. Lì forse c'è qualcun altro. E che cavolo, no, così però. Girati. Ok. Ah, ma è andato proprio in... Oddio. Mi sta inseguendo, ma non importa perché c'è la trappola. Ecco. Beccati questo. Ha lasciato dei colpi pistola, ottimo. Sì, con la pistola, vabbè che anche col fucile a pompa meglio prendere in testa, in ogni caso. Ah, quello non ha fatto una piega, ok. Allora devo... niente, devo esplorare la zona a sto punto. Aspetta, qua c'era il tizio ma è morto, quindi... che è? Cioè, c'è qualcuno? Che è? Vabbè. Mi ha visto. Aspetta. C'è una bottiglia. Merda. Madò, non mi ha preso. Aspetta, Io correrei via.
Correrei via. Qua dentro c'era. Secondo me è questo qua la motosega. Ho questa impressione. Anche se devo capire. Ah, lì c'è una bomba. Ah, mi ha smesso di inseguirmi, bene. Qua c'era un altro tizio. Finché sto accucciato. Ok, è girato, eh. Bene. Lo prendiamo. Ok. No, lui non lo brucio. No, capire se devo affrontarlo probabilmente. O non lo so. È qui dentro. Qua c'è. Ah, un trappolone. Una tagliola, un baule. Aprire gli scrigni. Apri completamente uno scrigno per scoprire cosa contiene. Se lo scrigno contiene una trappola, aprilo parzialmente per disattivarla. Pure. Che bastardi. Come faccio ad aprirlo parzialmente? Direi che era una bomba. Eh sì. Scusa, ok. Cos'è? Vai. Un po' di roba. Colpi. Aspetta. Doppietta. Ok. Ok, prima a capire. Qui c'è una bomba, ma non la voglio disattivare. Lo sapevo io. Lo sapevo io che quello lì aveva la motosega. Me lo sentivo. Ce l'ho dietro, vero? Sì. Qua, oddio. Ma questi da dove sono sbucati? Scusate. Aiuto. No, è già stanco. Vado su. Voglio vedere se mi inseguono anche su. Ecco. Quanti sono? Devo abbatterlo velocemente. Una parola. Guarda, guarda. No, il corpo però. Olè. Aspetta. Merda. Ok, comunque sì, è salito. Questo è un vicolo cieco? Spero di no. Guarda che sta arrivando. Poi, no, è uno col. Merda. Aspetta. Ok. Opla. Madonna. Ho solo un colpo. Aia. Fammi scendere. Quello sta scendendo. Non posso correre perché sono. Vai. Gli tiriamo un calcio? Ah no, gli passo attraverso. Ok. Aia. Ah, ma ha tirato un. Che bastardo. Ok. Aspetta. Ok. Merda. Aspetta, eh. Ah, il trappoloni, ma certo. Aspetta, aspetta. Sono già stanco, Dio santo. Aspetta, eh.
appena scende. Ma no! Ma dove va? Cosa fa? Ha fatto il giro? Ah, mica entra da qui, mo. Ma lurido. Dove è andato? Oddio. Ok, aspetta. Dov'è? Eccolo. Ce l'ho dietro, lo so. Ok. Dai, no. Ma la sfiga proprio si sta. Vai. Faccio così. Oddio. Oddio, che spavento. Aspetta, 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 aspetta. Giochiamo a giro, giro tondo, ma sì. Porta, chiuditi. Ok. Dai. Dai, scendi, madonna. Sto cercando di capire se viene da qui o da su. Aspetta, a te ti raccolgo un attimo. Poi mi... Ah, non ho più... Aspetta, fammi vedere l'inventario un attimo. Ne ho una. No, scusa, ho sbagliato arma, aspetta. Dov'era la siringa? Siringa. Ah, ho il kit. Ah no, forse non ne ho più di siringa, vabbè. No, non volevo usarla quella, se riuscivo. Dove cavolo è finito? Mi sa che è rimasto fuori, Però aspetta, abbiamo... Secondo me è rimasto fuori. Così stupido. Vabbè, non si vede una mazza però qua. Un attimo. Allora, abbiamo un arpione qua, giusto? Sì, allora... prepara dardo... Cambia dardo, ecco. Vediamo. Ok, ne ha uno solo, ok. Premo piano. Ah, qui non c'è. È qua in basso. Aspetta. Cosa sta facendo? Guarda che non lo vedo. Non riesco a vederlo. Ah, eccolo. Madonna, non gli ha fatto una mazza. Dai, sono qui. Aspetta. Bravo, entra. Sì, vabbè, ma però, cioè, voglio dire, dai. Aspetta, questo in un attimo. Questo corre, eh? Infatti, corre, porca vacca. Nonostante è grosso. Stiamo giocando a giro giro tondo. Aspetta. Deve avvicinarsi di più. Vabbè, però. Aia, mi ha preso. Merda. Ah.
Mamma mia, se questo qua è il primo, si può dire, boss. Porca vacca. Mi sta dando parecchio filo da torcere. Allora, prima vado avanti, poi vado qua. Lui mi vede. Ok, così l'ho preso. Ok, qua è pieno di, ovviamente, suoi amichetti. Aspetta, passo di qua. Passo di qua, prendo sta cosa. Ok, oppure là. Allora, mi insegui, sì. Ok, vado di qua. Qua c'è, cioè, pieno. Ok, devo... ci devo riuscire. Non gli farò magari nulla, però ci, almeno ci devo provare. Non l'ho ancora preso con la, col trappolone. Ok, dai. Ah, uno è entrato da qua, pensate. Cioè, è uscito da qua. Va bene. Cioè, sono in ogni dove, sti cosi. Ah, merda. Va. Il fatto è che non me l'aspettavo che ci fosse, cioè, diciamo, un'intelligenza artificiale così sviluppata. Non pensavo, cioè, mi anticipa. Aspetta. Devo trovare il sistema. Ma qua c'è una trappola. Stavo dicendo, qua c'è una trappola. Allora, niente. O forse qua è meglio, non lo so. Ma dubito di abbatterlo. Merda. No, sono finito nella fossa. Ok. Ah, l'ho preso. Ah. Aspetta. Aspetta, che qua, sono ovunque. Forse è meglio usare il kit, anche se... dai. No. Aia. Ah, devo ricaricare, porca. Ah. Merda, se resiste. Ok. Salta dentro. Solo un colpo. Ok, aspetta. Ma no, cosa ci fai tu qua? Aspetta, aspetta, aspetta. Da, ma no, dai. Che imbranato sto coso. Cioè, lui, il tipo, dai, non puoi. Ma va a cagare. No, non volevo fare questo. Aspetta. Cioè, non... no. Non puoi stancarti dopo una corsetta così. Su, madonna. Che uo... che poliziotto sei. Ah, no. Ho visto una roba. Aspetta, aspetta. Allora, se io... dov'è che è? Non lo vedo più. Vabbè, sarà qui. Sarà entrato, presumo. Lo sento vicino. Dov'è andato? Beh, qua prendo cose. Ok. Dov'è andato? È sparito. Beh, allora a sto punto io equipaggerei agonia. Hai sentito? Mi hai sentito? Cosa c'è lì? Ah, è morto un tizio. Oh. Aspetta. Che mi ha dato... sì. Questo. Vabbè. Dov'è?
Mi sa che è in basso. Mi sa che è in basso. È in basso. Non lo vedo. Non lo vedo. Avessi un qualcosa per attirarlo. Ma non c'è niente. Aspetta, fammi prendere la siringa qua. Ok. Ah no, pensavo fosse in basso. Dov'è? Messerà mica dentro allora. Aspetta. Dai, se mi hai sentito. Vai. È morto. Oh. È morto. Ah, ancora sto tizio. Ci voleva la bomba, insomma. Oh, grazie. Devo assolutamente resistere. Sì. Cos'è? La motosega. Negli inti di questa vecchia motosega un po' malconcia è incastrato di tutto. Immagino. Ok, 5.000, la madonna. No, col cavolo che vi brucio. Allora. No, in realtà volevo fare un attimo un giretto. Aspetta. Anzi, aspetta. Qua posso preparare dardo. Ok, l'ho preparato. Sì, ok. È uno teniamolo, si sa mai, in caso d'emergenza. Va bene. Fammi ricaricare. Un attimo. Ok. Visto che è già carico. Bene. Allora, no, ho visto una roba brillare mentre scappavo. Sì, no, cioè, è un po' irrealistico sta cosa che dopo una corsetta questo qua è già stanco. Ecco qua. Dai. Ok. Perfetto. Basta. Forse non c'è più nessuno. Cioè, tipo, morto lui, morti tutti. Cosa del genere, non so. Boh, vabbè, ma io non vado in giro a controllare, francamente. Va bene così. Aspetta. Ah, ecco. Magari prima avevo più colpi, adesso non lo so, non mi ricordo neanche più. Ma essendo morto un paio di volte. Allora. Savadak checkpoint. Ok. Oh, benissimo. Fermo! Sono qui! Aspetti, agente. Deve portarmi con lei. Detective Castellanos. Leslie deve essere laggiù. Dobbiamo assolutamente trovarlo. Sì, ma tu una mano potevi anche darmela, voglio dire. Non lo so. Si è nascosto. Allora, salvo sicuramente. E proseguiamo subito. Ok. Perfetto. I nemici più grassi hanno più salute. Cerca di non sprecare troppe munizioni su di loro. Ah. Cioè, grassi in senso anche più grossi. Puoi distrarre i nemici lanciando bottiglie, va bene. Non sprecare munizioni, però se è un tipo con la motosega, insomma. Se batti una porta a calci puoi coprire anche i nemici dall'altra parte. Immaginavo. Ah, il centro. Già. Leslie era ricoverato qui anni fa.
Sarà venuto qui alla ricerca di un rifugio sicuro. Lei sa dove siamo? Questo centro è gestito da mio fratello. Ci farà entrare. Non ha risposto alla domanda. In realtà non lo so. Forse sto diventando pazzo e lei non esiste nemmeno. Ma mi piace pensare che ho ancora uno straccio di dignità e il dovere di proteggere un paziente. Lei è la legge. Vale lo stesso per lei. Speriamo che suo fratello non sia così. È mostruoso. Cioè, questo c'ha davanti a casa... Ehi, mi aspetti. Mostri? Bello. Aspetta, c'è la musichina. Aspetta. Diario di Sebastian Castellanos, febbraio 2005. Oggi pomeriggio Mira si è quasi fatta ammazzare. Un sospetto che stavo inseguendo le ha sparato. Fortuna per lei che c'ero io, starà bene. Vederla così che perdeva sangue con il rischio di perderla senza poterle dire cosa provo per lei è stato insopportabile. Credo che anche lei provi la stessa cosa. C'è senz'altro qualcosa tra di noi. So che è contro regolamento, ma devo dirle quello che provo per lei. Spero di non mettermi in imbarazzo. Qua c'è uno specchio vero. Sì. Aspetta. Olè, spacchiamo tutto. E io sì, vado a far visita alla signorina. Aspetta. L'infermiera. Lo sapevo. Ok. Ok, ho bisogno, a parte no, salvare magari no, visto che ho appena salvato. Però, sì, ciao, stavo aprendo la porta a pugni. Va bene. Ma di livellare, ho bisogno di livellare, assolutamente. È da un po' che non ci vediamo. Ma insomma, Ok. abbiamo... Allora, cosa... agonia è stata fondamentale nello scontro precedente. Però, fatemi vedere, allora. Barra vitale, durata massima dello scatto. Vabbè, è vero. Giustamente, va potenziato. 3 secondi, adesso dura 3 secondi lo scatto, madonna. 4, 6, 8, 10 più, vabbè. Danno corpo a corpo... Va bene, armi, pistola, ho migliorato la precisione, sì, sto guardando, ma qua non avevo potenziato qualcosa, ma aspetta, non mi ricordo, no, sì, ecco, il danno critico l'avevo potenziato, perché non mi ricordo più, no, è un po' che non lo prendo in mano, sto gioco, e, ma sì che avevo, ok, avevo potenziato le munizioni pistola, munizioni fucile a pompa, dardi per agonia, qua serve tutto, i fiammiferi avevo potenziato un bel po', ma così forse per un po' dovremmo essere a posto, così, allora la carica esplosiva può aumentare i danni causati, colpisce i nemici in un raggio di 3 metri, ma il danno diminuisce in rapporto alla distanza dell'esplosione. E l'arpione era per impalarli. Allora, no, io potenzierei l'esplosivo di agonia. Ok, credo di più. Con 4004, barra vitale. Scatola nel quale recupero siringa, non possiamo. Armi, vediamo la doppietta. Aumenta la potenza di fuoco per un danno maggiore. La doppietta deve far male. Deve far male. Ma anche avere più colpi non sarebbe male. Aumentiamo la... Ok, il danno della doppietta, dai, va bene. Con 900 direi che non ci faccio niente, vero? No. Bombe a mano non le ho ancora trovate. Non so, beh, lo troveremo magari. No, non ci faccio nulla. Va bene. No, ma va bene così, dai. Ok.
Va bene, ora direi che posso risalvare un'altra volta e poi proseguiamo.